Adesso c'è un cervo. Buongiorno, giorno 2. 2? Sì, 2. Allora, siamo tornati su qui al parcheggio delle Tre Cime. Oggi voglio provare a fare un altro sentiero che porta a Montepiana, lago d'Antorno. Anche qui non so se ci arriveremo. Era una nucca? Non so se ci arriveremo, soprattutto perché io cadrò prima. Ma ci hanno detto che è un pochino più pianeggiato. Ah, quello di ieri ci hanno detto che era infattibile, perché c'è proprio un pezzo che è appunto quello pezzo che non è battuto, che non era il caso. E niente, c'è un gran vento, quindi la qualità dell'audio sicuramente farà schifo. Me ne scuso in anticipo. Ma oh, c'è vento. E niente, adesso andiamo in su. Andiamo in su, bimbi. Hop, vai. Madonna, che c'è una tana, che c'è qualcosa. Io giro un altro po'. Madonna, una pipì, li devo fare questo qui. E la tana. Ore bestie. 3 ore di pipì, da quanti anni è che non... Ecco, adesso ci insalamiamo. Ah, slegatevi un po' voi. Vedete un po' cosa avete combinato. Ma vi sentite normali? Oggi mi sono andata a prendere un panino al super, anche perché è già credo 1:30. Stamattina abbiamo fatto una sessione di sled, quindi siamo morti, tutti morti, anche perché da un anno all'altro, da una stagione all'altra bisogna fare un po' di refresh ai ragazzi. E da una stagione all'altra, dicevo, bisogna fare un po' di refresh, e quindi in poche parole si fa una fatica porca, perché devi spingere, devi dire, spiegare a loro che non ti devono stare al piede, ma devono andare avanti, devono tirare, devi far sì che la slitta non gli vada addosso. Oh, piano, qui c'è un animaletto, capito? E devi fare comunque, devi tirare, cioè spingere la slitta, diciamo pedalare, nel senso darti, non so come si dice in termine tecnico, darti la spinta. E quindi è un po' faticoso, bello ma faticoso. Poi sì, non c'è proprio ghiaccio, quindi con i piedi vai giù e fai una fatica del porco, in poche parole. Adesso la pista da sled dog è molto più giù rispetto a dove siamo adesso, è giù nella vallata che è completamente all'ombra e quindi in realtà è molto più compatta di qui, però insomma siamo morti. Quindi adesso vediamo un po' questo sentiero, sta un po' meglio di quello di ieri, ma la Patty del centro sled dog ci ha detto che questo è agile,
cioè è tutto più o meno un po' di saliscendi, ma come quello di ieri che praticamente andava su dislivello 9000, che insomma anche con la neve, io che non è che sono un atleta, insomma non è stata una bazza. Niente, proseguiamo piano. Allora, qua si incrocia, direi, la pista delle motoslitte. Stop, di qua, go, di qua, quindi bisogna stare un po' in occhio. Io non va che si sentono, però slittini e motoslitte, slittini, non so dove slittino, adesso vedremo. Niente, quindi questa parte super agile, vediamo un po' dove arriviamo. Allora, io non so che dice, che è tutto pianeggiante, ma siamo arrivati qua. Praticamente è una pista da slittini, che ne potete immaginare. Allora, quello che vedete laggiù minuscolo, là tipo, è il rifugio che abbiamo mangiato ieri. Quindi potete capire che non so, saremo mille metri più in su. Non è zerza la testa. Molto bello, molto, tutto molto bello, però è la morte. Ci siamo arresi, stiamo tornando giù. Adesso cerchiamo uno spiazzo in cui non ci vengono addosso gli slittini e facciamo un piccolo picnic, che io in tutto ciò non ho ancora mangiato. Sì, cara, quello è il cane di prima, venuti qua. E qua passano slittini, molto slitte, un disastro. Caria, ti stai guardando? Oh, ups, mi ha scoperto. Questa parte. Stop. Sei incastrata un piede, stop. Thank you.
Ciao. Ciao. Lui è un asti. È buono. È una femmina. È buono. Dipende. È impegnativo. Mi so qualcosa perché io ho un kangal. Cos'è un kangal? Kangal. Pastore turco, pastore della Natale. Ma giù e giù. Fanno schifo, vanno da tutti, vero? No, allora lui anche con i cani non gliene frega niente. Lei è taraghignosa, vero? Sì, ho capito che vuoi un pezzo di panica. One hour later. Quindi l'acqua? La volete? Qui? Sono dei pazzi che stanno salendo con le ciaspole. Pazzi! Pazzi! Mamma mia! Quanti coccoli ti sei presa, oh! Ma io non lo so, siete i cani più coccolati delle Dolomiti. È impossibile girare. Si fermano tutti e ci coccolano. Poi quando vedono che Icaria è coccolabile è la fine. Perché arrivano tutti con lo sguardo un po' del terrore. Tipo... ma accarezzo l'husky. Invece ad esempio gli stranieri, se c'erano delle ragazze secondo me erano tipo russe, buona, sono andate dirette dalla Iki a strafugnarla, cioè così, io così, so che non c'ha problemi, però di solito Icaria è un ottimo deterrente per la gente che vuole accarezzarli. Nanook, ci sono le motoslitte di là, di qua. Ciao, dove vai Caria? Guarda, vai a casa con l'altra gente. È così. Vado dalle persone. Dai, di qua. Sì, lo so che sei stanca. Infatti, se eravamo a rifugio ti dovevo mandare giù col signore con la motoslitta. Io facevo gli occhi dolci e mi portava a casa. Sei stanca anche te. Ti dirò madre che sono un po' stanchina. Bimba, di qua. Non l'hanno capito che li investono le motoslitte di là.
E vabbè. Oddio, si è finto, meno male. Ho detto che c'è un cervo. Vabbè, finivamo tutti addosso al cervo, me compresa. No, l'andata non l'hanno neanche vista. Ma secondo me non lo vedo neanche adesso. Mi sembra vero, fa paura. C'è paura, fa impressione. Vediamo cosa fanno questi cuccurucchi. Madonna, madonna! Ma sei idiota, lo sapevo. Madonna! Ma è finto. Sei buono? Sei amico mio? Non si hanno. Guarda che gli hanno usato il sedere. Ma sei proprio una schifo, Ma quanto siete sciuniti. Madonna, qua forse c'è una tana. Magari lasciamo stare lì, dai. Andiamo? Lo sapevo che facevi questa mossa da sciunita. Da vera scemoslovacchide. Con questo video ho involontariamente trattato un argomento che mi sta parecchio a cuore, ossia la tutela e il rispetto della fauna selvatica. Il cane è una nostra responsabilità. Troppo spesso mi imbatto in cani lasciati liberi nel bosco. Troppo spesso leggo di cani precipitati in dirupi, in pozzi, in cavità carsiche o di cani di piccola taglia finiti preda del bosco. Troppo spesso leggo di animali selvatici rincorsi fino allo stremo e morti di infarto per lo spavento o l'indebolimento, o ahimè, predati dai cani stessi. Nel trekking io mi sono trovata davanti un cervo posticcio, ma poteva essere vero. I cani erano in sicurezza così come lo sarebbe stato il cervo. Spero che questo video possa essere un piccolo spunto di riflessione per tutti. Molto lappone questo paesaggio. Allora, io credo anche oggi di essere completamente bruciata la faccia. Madonna, come sono romantici da queste parti, sa dei cuori dappertutto.